Avevi un po' il sentore che potevi far parte di questo gruppo? Ah, sicuramente una grande emozione perché comunque un'Olimpiade per un atleta penso che sia il massimo, più di un mondiale, più di qualsiasi altra competizione, soprattutto perché comunque a 26 anni è una bella occasione, non capita sempre, quindi diciamo che va anche bene, sono fortunato per il percorso, insomma ci vogliono diverse diciamo, situazioni per essere convocato in Olimpiade, quindi non è mai facile. L'emozione comunque è grande, quindi stiamo lavorando, sto lavorando bene, siamo un bel gruppo e quindi dai, non vedo l'ora di partire. Sicuramente è una corsa dura, basta guardare comunque il dislivello e i chilometri, quindi verrà fuori sicuramente una corsa durissima, poi con il meteo, l'umidità, il caldo, insomma, ci sono tanti fattori che fanno sì che sicuramente sarà una corsa dura. Poi, sai, l'Olimpiade, comunque parlando anche con il CT, è una gara che non è mai scontata perché comunque ci sono squadre con due corridori, tre corridori, cinque, quindi sai, non è mai facile. Noi sicuramente come Italia, come hanno sempre detto, magari manca forse il corridore che può darti, diciamo, risultato al 100%, però comunque siamo cinque, chiamiamoli jolly, ecco, quindi possiamo giocarci diverse carte, poi ovviamente quando sarà il momento si capirà un po' la strategia. Che voto daresti al tuo Giro d'Italia? Ma per me comunque è stato un giro importante, poi al di là di come è finito gli ultimi giorni, purtroppo non per un problema di condizione, ma per un problema di, diciamo, di salute e di sfortuna per la caduta, quindi il mio voto è un voto alto. Forse più anche del 2019, perché comunque ho tenuto duro tutti i giorni, ho passato giornate comunque di crisi come Montalcino e comunque ero in classifica, quindi era la prima classifica che facevo e quindi mi do un bel voto. Poi mi dispiace per come è finita perché comunque la condizione c'era ancora, cioè io mi sentivo bene, l'avevo dimostrato fino a qualche giorno prima sul Giao, quindi dispiace, resto un po' con l'amaro in bocca, però allo stesso tempo mi dà fiducia perché mi ha dato la consapevolezza per la prima volta che posso farlo, ecco, posso veramente provare a fare classifica per far bene.